Buongiorno e bentornati nella pausa caffè del capoluogo. Questa mattina ci occupiamo di fatturazione elettronica e lo facciamo con Caterina Di Ventura, responsabile dell'azienda Restart. Buongiorno Buongiorno, Chiara. buongiorno a voi. Buongiorno. Marina, noi ti abbiamo chiamato perché, come era prevedibile, siamo in pieno panico da cambiamenti. Già i cambiamenti è difficile, no? Gestirli, affrontarli nel modo più indolore possibile, ma la fatturazione elettronica, diciamo che sta diventando l'incubo soprattutto delle piccole aziende. Quindi quello che volevamo fare con te e con tutta la tua squadra di Restart è far capire ai nostri imprenditori medio-piccoli che cosa bisogna fare, come affrontare nel modo più sereno possibile, il sereno possibile, la fatturazione elettronica. Sì. Allora, intanto è da 2 anni che la pubblica amministrazione ci ha incominciato a far gestire questa fatturazione elettronica. Quindi chi lavora con la pubblica amministrazione un pochino almeno ha avuto a che fare con la fatturazione elettronica, o perché magari si è affidata al commercialista di turno, piuttosto perché le ha acquistate, ha fatto, insomma, comunque qualcuno già ne mastica. Ma per chi invece è proprio secco, facciamo proprio un ABC sulla fatturazione elettronica. Sì, allora dal 1 Da dove gennaio, partiamo? partiamo dal 1 gennaio Esatto, 2019, esatto. entra in vigore la fatturazione elettronica e quindi tutti, sia le partite IVA sia il consumatore finale, devono entrare a contatto con la fatturazione Quindi elettronica. anche proprio il singolo, quindi non solo Esattamente, noi andiamo al business, ristorante, mangiamo, fatturazione elettronica. chiediamo la fattura. Bisogna fare la fatturazione elettronica. Oggi siamo ospiti dei due magi, quindi noi ringraziamo Marco Carosone che ci ospita per la nostra pausa caffè che, sai, per scelta abbiamo iniziato a fare in modo nomade per i bar della città. Perché Sì, mi seguo. lo so che ci segui, perché abbiamo ritenuto che non potevamo rimproverare la politica di stare chiusa nelle sue stanze, quando noi magari eravamo i primi a rimanere Me ne chiusi dispiace. nelle nostre redazioni. Diventa un po' complicato, perché diventa davvero complicato muoversi per la città, però in effetti da giornalista stessa, quando ti muovi per la città, quando hai difficoltà a trovare parcheggio, quando non riesci a sistemare la macchina con l'attrezzatura ad avvicinarti, perché la vivi la città ancora di più, Certo. la gente ti vede e il contatto È diventa sempre diretto. più... Esatto, torniamo alla nostra fatturazione. 1 gennaio, incubo fatturazione elettronica. Vai. Allora, dal 1 gennaio sì, c'è questo ingresso per la fatturazione elettronica per tutti quanti e quindi tutte le partite IVA, business to business, devono praticamente fatturare non più sulla carta come si faceva prima, ma in modo elettronico. Allora, il formato scelto per la fattura elettronica è un formato XTML. E quindi è un formato particolare dove diciamo, il soggetto addetto a fare la fattura elettronica deve inserire i dati usuali per la fattura che dal cartaceo noi portiamo in formato elettronico, quindi partita IVA, nome, cognome, sede e via dicendo, tutti i dati, gli Certo. importi, le descrizioni e quindi c'è un'attività di data entry che deve essere fatta all'interno di questo file. E una volta compilato il file con molta attenzione, perché poi vedremo c'è un problema legato alla ricezione di questo file, con molta attenzione si compila questo file XTML e si invia al sistema di interscambio. Il sistema di interscambio, lo SDI, il cosiddetto SDI, è un sistema centrale che recepisce Dell'Agenzia questi, delle Entrate. esatto, che recepisce questi, queste fatture. E dà risposta, può dare risposta positiva o risposta negativa tramite delle notifiche. Queste notifiche quindi arrivano positivamente oppure arrivano sotto forma di scarto e quindi devono essere integrate, devono essere corrette. Bisogna valutare l'errore a livello tecnico, che cosa manca, può mancare erroneamente aver Certo. inserito nella data entry il codice fiscale, quindi Una bisogna matematica correre, errata, esatto. certo. Un piccolo errore di inserimento e quindi Certo. bisogna correggerlo ed inviare di nuovo sotto forma di nota di credito e poi una nuova fattura al sistema Allora, di diciamo che senza interscambio. ombra di dubbio ci si complica la vita, questo è chiaro, però dobbiamo Ci anche sono. riconoscere
che i lati positivi ci sono nella misura in cui effettivamente, diventando tutto direttamente collegato all'Agenzia delle Entrate, quell'approssimazione non del volemo sebbene, sì, in effetti, più. Quindi mi corregge la fattura, riprendi la fattura, la corregge, no. Una volta che tu hai emesso la fattura, è scomparso. Se c'è un errore devi fare la nota di credito, esatto, devi annullare, bisogna correggerla. La fattura, bisogna farne una, sì, nuova. La cosa un fondamentale, no. Secondo me bisogna vedere, dobbiamo vedere l'aspetto principale, che noi dobbiamo pensare che dal 1° di gennaio in poi ogni azienda soggetta a fatturazione elettronica non avrà più il cartaceo. Adesso noi tutti gli uffici sono pieni di faldoni, pieni di carta, certo, e noi dobbiamo conservarle perché voi sapete che le fatture sono un documento fiscale e quindi non possono essere, certo, né bruciate né gettate, certo, né perse. Quindi noi dal 1° gennaio verso il futuro non avremo più la fattura cartacea. Tutti quei faldoni che vedremo. Non ce li avremo più. Avremo solo esclusivamente delle fatture elettroniche conservate a norma di legge, che poi vedremo come si conserveranno. Certo. Questo è il discorso. Quindi l'azienda, da un punto di vista anche diciamo dell'archivio, della gestione della carta, avrà sicuramente anche un risparmio da questo punto di vista. E prendiamo ad esempio in analisi un attimo la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, il sistema funzionava benissimo. Adesso tutte queste criticità sicuramente dal 1° gennaio saranno tantissimi gli utenti e le fatture che arriveranno allo SDI, quindi al sistema di interscambio, rispetto a quelle della pubblica amministrazione. Sicuramente ci saranno dei momenti di tentennamento anche da parte dello SDI, perché naturalmente è impensabile che il numero di fatture da gestire, però comunque, cioè, dopo l'assestamento, a mio avviso, sarà tutto molto più semplice, ma anche per l'azienda stessa. Anche per l'azienda stessa, anche da un punto di vista di archivio. Adesso non dobbiamo vederlo come uno spettro, perché, ripeto, per la pubblica amministrazione il sistema ha funzionato perfettamente. Sì, però diciamo, allora, io azienda medio-piccola, che normalmente avevo una persona che si occupava di amministrazione, che veniva in ufficio la mattina ed emanava le fatture, emetteva fattura, da oggi in poi effettivamente non dovrà né stilare né riempire, ma dovrà occuparsi di imparare a fare la fattura elettronica. Per emettere la fattura in XTML, già che sono, sì, sigle impronunciabili, però impareremo piano piano anche questo, in questo formato nuovo elettronico. Ci sono dei software, immagino. Sì, allora la cosa migliore, non me lo devi chiedere perché io ti dico, rivolgiti alla Restart perché sì, siamo intermediari. Sì. Però anche se, funziona dire, in questo modo. La razza è sempre una, sì, sì. I tuttologi non vanno, esatto, bene, nessuna parte l'abbiamo sempre detto, ognuno deve fare il proprio lavoro, è come se io ti mettessi in mano il giornale o tu, esatto, mi mettessi in mano le fatturazioni, per carità di Dio, ti mando in rovina in una settimana, come te manderesti in rovina probabilmente il capoluogo in una settimana. Ma la razza è proprio quella, ci si affida a delle persone che sono competenti, si aggiornano e studiano per quel piccolo settore, beata l'ignoranza di tutto il resto, perché così deve essere, in modo tale che tutti lavorino. Quindi si può chiamare un'azienda competente che entra nel tuo piccolo studio di amministrazione, si confronta con la tua amministrativa e ti dà il consiglio migliore, intanto anche per capire quante fatture emette. Certo. Perché immagino che se siano 50 o se siano 200 c'è faccia differenza, la differenza. Certamente, no? C'è differenza, e a mio avviso può essere, se c'è una persona che si occupa di amministrazione, a mio avviso può essere gestita tranquillamente anche in house la fatturazione elettronica. Ci sono dei software gratuiti online dove che emettono il formato XTML, quindi una volta che noi abbiamo l'XTML, si invia al sistema di interscambio, quindi la segretaria dell'azienda può tranquillamente gestirla da sola e gestire poi successivamente la notifica della risposta dello SDI, del sistema di interscambio. Io al di là della fatturazione elettronica, la cosa che vedo un po' difficile fatta in house o fatta a livello familiare è il principio della conservazione sostitutiva delle fatture, perché adesso tutti pensano alla fattura elettronica come uno spettro, però in realtà la fattura elettronica è un documento fiscale e va conservato a norma di legge. Certo. Quindi la conservazione sostitutiva che cosa fa? Sostitutiva dei famosi faldoni. Esatto, sostituisce i famosi faldoni, uh-huh, e noi dobbiamo conservarla per 10 anni, e nella conservazione sostitutiva va apposta una marca temporale, una firma digitale del conservatore, e bisogna creare nel tempo debito, quindi come è stabilito dalla legge, dei lotti per conservare queste fatture. Cioè significa? Una software house, una software house non fa fare all'utente, diciamo al cliente, la conservazione sostitutiva, ci pensano loro. Ah.
Quindi, cioè, diciamo, la restart di tutto. No, no, dice, ma anche il commercialista stesso, perché magari si affidano a dei grandi colossi della fatturazione elettronica e quindi loro dice, voi basta, l'importante è che voi compilate il file XTML, lo inviate allo SDV, gestire la notifica, poi alla conservazione ci pensiamo noi. Quindi, aspetta, significa che... Significa che alla fine dell'anno, quindi solare, sì, nei 12 mesi, espletate quelle che sono le cose di rito di competenza, si chiude questo faldone esatto, diciamo, elettronico. Perfetto, sì. Con una marca da bollo, diciamo, temporale, sì, quindi il giorno tot viene chiuso, viene apposto una congelato, firma digitale, quindi quelle fatture sono congelate e noi le conserviamo. Questo significa congelate, non ci prendiamo in giro, significa che se ti chiama il cliente di turno e ti dice mi puoi modificare, mi puoi fare, no, non si è, può fare, è quello che ha voluto il legislatore. Esattamente, no? Eventualmente un lotto, questo lo dico da conservatore, un lotto può essere riaperto eventualmente giustificando il motivo della riapertura del lotto, facendo un registro, scrivendo perché si è aperto il lotto e riconservare il registro e tutto con una nuova marca temporale e dire allora io il 15 di luglio ho riaperto il lotto di restart della fatturazione elettronica per questo motivo, questo è il registro dove io ho annotato il motivo il 15 di luglio, il 16 di luglio l'ho richiuso e quindi adesso è conservato. Dicevi addirittura che tu hai fatto questo corso cui ti riconoscono la competenza della conservazione sostitutiva addirittura nel 2010. Sì, io e Marina Ciancarella, che è il vicepresidente della Restart, abbiamo conseguito il diploma di ANORC dall'Associazione Nazionale per la Conservazione Sostitutiva. ANORC sarebbe? Associazione Nazionale per la Conservazione Sostitutiva, un master fatto a Milano. E siamo stati riconosciuti appunto conservatori. Ripeto, il problema non c'è perché nelle grandi software house la conservazione non viene proprio nominata, però a questo punto secondo me è anche interesse dell'utente finale sapere dove sono le tue fatture, perché se la software house per quale motivo non si sa, non ci sarà più in futuro, tu le tue fatture da contratto devi sapere dove sono. Certo. Io in questo caso ti posso dire le mie fatture dove sono, io sono all'Aquila, sono salvato in diverse backup, le ho a disposizione. E dove si trova la Restart? La Restart si trova nel nucleo industriale di Sassa. Ah sì, sì, è vero, l'ho vista passando. Quindi mi dicevi, la prima cosa mi sembra di aver capito che ogni azienda deve andare all'Agenzia delle Entrate per ritirare un proprio PIN? Allora, c'è una distinzione da fare tra le fatture passive e le fatture attive. Allora, le fatture passive sono le fatture che inviano i tuoi fornitori. Che ci inviano? Che vi inviano i tuoi fornitori. Allora, le grandi aziende tipo Enel, i grandi colossi hanno un codice univoco. Invece i piccoli possono tranquillamente farlo con la PEC e quindi noi diamo un indirizzo PEC diciamo dedicato al cliente dove le fatture passive verranno tutte quante inserite in questa PEC ed archiviate. Per quanto riguarda le fatture attive invece il discorso da fare è questo che abbiamo visto in precedenza. Cioè? Qui, questo qui della fatturazione elettronica. La fattura elettronica è la fattura attiva. Sì. Ok? Sì. Sono le attive, quella certo, che tu emetti. Le fatture passive sono quelle che tu ricevi dai tuoi fornitori certo, e anche quelle le devi archiviare certo, perché le ricevi in formato elettronico. Perché tu le fai in formato elettronico e le ricevi in formato certo, elettronico. Quindi quelle che le ricevi in formato elettronico sono chiamate fatture passive come erano prima e quindi devono essere archiviate anche quelle conservate e poi il commercialista lì farà la registrazione delle fatture attive e passive per la contabilità dell'azienda. Cioè entra quindi, in quel cassetto. Esattamente, diciamo, esattamente, esattamente. Allora nella cassetto dell'Agenzia delle Entrate se uno mette il codice PEC, in questo caso, praticamente si abilita alla ricezione delle passive e comunicandolo anche al fornitore. Insomma, questo il discorso è molto semplice, ci vuole semplice. No, bisogna entrare nell'ottica che non c'è più carta, non c'è più la possibilità di avere un margine di movimento e quindi sicuramente io sono molto fiduciosa in questo senso perché ripeto la pubblica amministrazione che comunque è la pubblica amministrazione ha avuto dei risvolti positivi quindi perché noi no? Perché noi siamo piccini quindi il gommista di turno poverino che magari fa
Oddio, un gommista magari non è l'esempio pertinente perché magari se cambi il treno di gomme, tanto piccolina non è la fattura, però dico, l'azienda piccola che fa tante fatture di poco importo, sicuramente si troverà oberato, no? Anche perché sono tanti i clienti a cui dovrai mettere questa fattura Certo. elettronica e in effetti diventa un po' complesso, no? Da Sì, gestire. io credo che da un punto di vista proprio a livello di gestione, il consiglio che io do è comunque rivolgersi se non si hanno delle competenze non solo contabili ma anche informatiche, eventualmente anche rivolgersi a commercialisti o comunque a chi lo fa, anche perché i prezzi naturalmente non sono dei prezzi stratosferici, sono tranquillamente fattibili, Immagino che ci saranno sono anche dei abbastanza pacchetti, uniformati, no? Certo, esatto, e pacchetti. poi naturalmente, ripeto, io sono contro la tuttologia. E anche Assolutamente. perché per fare la fattura, magari il gommista di turno, come dicevi tu, toglie del tempo al suo lavoro e magari rischia pure che la fattura gli viene scartata dal sistema di interscambio. E Insomma, ricordiamoci, questo. come abbiamo detto, che una volta che il sistema dell'Agenzia delle Entrate, che tu chiami SDI, ti dice che la fattura è sbagliata, la fattura non può essere corretta, deve essere annullata, deve essere messa una nota di credito e deve essere riemessa una nuova fattura. Esatto. Quindi davvero diventa complicatissimo. È importante la gestione delle notifiche perché se viene scartata, naturalmente poi la fattura non è valida e quindi una fattura non valida non può essere pagata, quindi Si bisogna. innesca un Eh sì, meccanismo esatto, perverso, sì, la gestione delle diciamo. notifiche è Certo. fondamentale. Il file XTML è molto semplice da farlo, ci sono dei software gratuiti anche Però mi online. dicevi che comunque ci vuole qualche minuto per Sì, inserirla. un'attività di data entry in media, noi nella Restart, che diciamo possiamo definirci quasi degli esperti perché abbiamo già fatto quella della pubblica amministrazione già da 2 anni, mettiamo all'incirca 3 minuti e mezzo, dai 3 ai 5 minuti per la compilazione, proprio come attività di Chiamare data un'azienda entry. come la tua, che cosa significa? Cioè, significa portarti. Faccio l'esempio del capoluogo, no? Io scelgo di affidarmi alla Restart e ti porto il contratto e tu sai che all'inizio di ogni mese devi emettere una fattura per tot Allora, importo a quel cliente. Come funziona? noi, a me piace, noi abbiamo dei clienti che sono degli amici, nel senso che vengono all'ufficio con il pezzo di carta e dicono: mi fate questa fattura alla pubblica amministrazione dove ci hanno scritto i dati e noi praticamente provvediamo a tutto. Ci sono altri clienti che ce le inviano via mail, quindi non vengono per niente alla Restart, ci sono altri clienti che invece riescono tranquillamente a fare il file XTML e ci dicono: però gestitelo voi, io l'ho fatto, però gestite voi Cioè tu lo l'invio, comunichi a esatto, SD, lo fai gestite voi tutto. l'invio, Ok. gestite le notifiche, gestite tutto, cioè la nostra tipologia, i clienti possono scegliere, ci sono diversi pacchetti, ognuno per le proprie esigenze, ognuno per le proprie capacità, ognuno per quello che decide di fare, cioè ci sono delle grandi aziende che noi diciamo abbiamo rifiutato perché sono troppe fatture e Ah, quindi noi certo. non vogliamo, non siamo una struttura per gestire le multinazionali, noi siamo per gestire i piccoli. Per gestire, vogliamo fare i passi alla nostra portata, non vogliamo assolutamente fare grandi cose. Quindi per noi può venire l'utente, il cliente con il pezzo di carta, può venire il cliente che ci manda le mail in formato PDF o in formato JPEG con la foto di WhatsApp, può venire addirittura il cliente che dice: io vi trasformo già il file XTML, voi provvedete all'invio dello SDI, alla ricezione della notifica e fate la conservazione sostitutiva. Io una raccomandazione volevo fare, per me è molto più importante la conservazione sostitutiva e non la fatturazione elettronica, e invito chiunque si affidi a terzi a capire dove sono archiviate queste fatture e che tipi di contratti si vanno a firmare, perché è importante, perché si fanno dei contratti dove poi questi sono documenti fiscali, sono unici e quindi poi Certo. non sappiamo effettivamente dove sono. Questo è l'invito che voglio fare, indipendentemente da dove si va. Quindi noi speriamo di aver quantomeno agevolato la comprensione di questo grande cambiamento, perché sicuramente sarà un cambiamento epocale per soprattutto quelle piccole e medie aziende, soprattutto le piccole, dove magari appunto tante cose ce le
No, si concedono, certo, sì. Se ci concediamo magari qualche modifica, qualche cambiamento, qualche sostituzione in modo un po' inopportuno, e quindi è giusto che si metta chiarezza, che si dia la giusta importanza a determinati documenti, soprattutto perché poi quando arrivano i controlli, quando arriva la finanza, sì, è lì che allora ti rendi conto di quanto fossero importanti, no? E la conservazione, giustamente, certo, come dici tu, piuttosto che l'emissione di documenti così rilevanti. E allora, per quanto possa essere traumatico accettare dei cambiamenti così epocali, cerchiamo di affrontarlo nel modo migliore. Noi speriamo di avervi aiutato. Ci sono tanti professionisti, dal primo il nostro commercialista, quello, certo, che ci accompagna, certo, da anni, no? A cui potersi affidare. E altrimenti appunto qui all'Aquila c'è la Restart con Caterina Di Ventura e Marina Ciancarella, è una società, ci sono anche altri soci, Roberta, Davide e Claudia, che saluto. Certo, che sono a nostra disposizione. Allora, il capoluogo ha cercato oggi di avvicinarvi a questo argomento così ostico. Noi ti ringraziamo. Grazie a te, Roberta. E vi ringraziamo a voi per l'attenzione che ci avete dedicato. Da Roberta Galeotti, dai Due Maggi, vicino alla Chiesa delle Anime Sante, in una cornice veramente straordinaria, vi auguriamo una buonissima giornata.